eventi, ma perché non realizziamo delle azioni pilota sugli eventi? Cioè, si sono interrogati, scusa Antonio, su cosa? Quali erano le domande che si sono Le domande fatte? Erano quali sono le alcune delle questioni ambientali più urgenti, più importanti o che conviene cominciare ad affrontare da subito. La questione degli eventi è venuta fuori perché da una parte è urgente perché ce n'è tanti, ma dall'altra è anche agli eventi partecipano tutti, quindi è come se fosse una grande vetrina per la città, per dire guardate che io seriamente voglio diventare più sostenibile. E quindi questa cosa ha dato vita a un gruppo di lavoro specifico, abbiamo messo a punto un processo. Tu te ne sei fatto capo? Cioè, diciamo, me ne sono fatto carico insieme a una docente del Politecnico che si chiama Silvia Barbero, è un gruppo di lavoro, e poi abbiamo messo a punto un processo che abbiamo consegnato alla città per dire volendo intorno a queste cose si può lavorare in questo modo, quindi poi il nostro compito finiva fin lì. Adesso inizia il suo, cioè adesso comincerebbe. Avete sentito, tocchi tocchi, hanno bussato alla tua porta, alla vostra, e hanno proposto questa cosa. Voi l'avete colta perché l'avete trovata interessante. Sì, devo dire che c'è una bella energia in questo periodo intorno a questo tema, perché in comune incontriamo, oltre Antonio e a questa, alla cosa di cui hai parlato adesso, veramente tante persone e anche tanti giovani che vengono a dirci cosa possiamo fare anche noi per la comunità. L'idea, il progetto che hanno presentato loro, sicuramente lo portiamo avanti, sicuramente, ma c'è una coscienza collettiva che sta crescendo. Questo è importante. Ed è questa la differenza, secondo me. Mi viene banalmente da pensare, ma non è neanche così banale, domenica prossima c'è la festa dei vicini, abbiamo voluto farla plastic free quest'anno, non la festa dei vicini, quindi tutti quelli che faranno questa festa dei vicini nei vari quartieri saranno plastic free. Senza plastica, senza quindi plastica. Solo cose di carta, cose riciclabili. Esatto, ma l'altra meno cosa nel look, potete mettere i pantaloni, per tanto quelli poi li portate a casa, perché adesso si usa tutto questo materiale vinile, plastica. Ai pantaloni di plastica dice che ancora vanno si usa. Vanno tanto. Beh, stasera, dopo sta scemenza. E tra l'altro stasera che abbiamo l'evento a Torino delle moschee aperte, c'è l'ultima moschea che andrò a visitare, che è quella di Via Chivasso, farà l'evento stasera completamente plastic free, quindi avete trovato comunque una sponda disponibile, una sponda disponibile, cittadini che hanno voglia, comunità che hanno voglia di mettersi in gioco. Le istituzioni di solito sono molto più lente, ne parlavamo prima io e Antonio, le istituzioni sono molto più lente dei cittadini, purtroppo, per una questione burocratica. Noi quest'anno abbiamo fatto una delibera appunto per fare in modo che dal prossimo anno tutti gli eventi invece organizzati dalla città siano ecosostenibili. Ecco, quindi, noi scusa se ti interrompo, figurati. Ti do del tu, dai, diamocelo, tanto siamo... va bene, dai. Del voi, dell'oro. Ti do dell'oro, le do del... No, perché quello che ci preme, che preme anche un po' se vogliamo a Antonio, è riusciamo a dare una continuità, oppure come purtroppo spesso accade anche per colpa della burocrazia, si fa un evento, cioè si fa una campagna bella, però poi rimane lì, cioè poi non riusciamo mai a questo protocollo ad applicarlo a tutti gli eventi o ad altri eventi. Cioè, si può fare questo realmente? Cioè, possono diventare tutti gli eventi sostenibili? Io, questo è il punto interrogativo. Io sono sicuro di sì. Penso che siamo in un momento in cui non si torna più indietro in questo senso, cioè gli eventi sostenibili saranno sempre di più, e le persone aumenteranno, la coscienza collettiva aumenterà sempre su questo tema, quindi non si torna indietro su questo tema. Ogni generazione ha una sua battaglia, no? Questa è la generazione di giovani di adesso, la battaglia che sta facendo è quella ambientale, quindi è questo il tema di questi giorni, per cui secondo me prendete un po' un impegno, cioè nel senso, assolutamente, questo, assolutamente. Giusto anche per dirlo ai cittadini, per dirlo. Scusa se facciamo questo ping pong, ma io poi quando vuoi entrare ti vedo così scalo, perché te l'ambiente ti interessa, mi interessa. Come ti è venuto, Antonio, da libero cittadino, come ti è venuta questa idea, cioè cosa ti ha spinto a far sì una tua coscienza? Diciamo, io sono un militante ambientalista da tanti anni, quindi t'ho beccato, c'ho delle colpe. E questo ha fatto sì anche che io ho cominciato a lavorare nel settore, quindi in alcune situazioni lavoro, in alcune situazioni invece lavoro da volontario, certo. Perché mi pare... È anche una tua professione, diciamo. È anche una professione, però mi pare giusto che quando uno vive in una città c'è anche un senso di responsabilità del cittadino che vive in una città, certo. E può dare un contributo. Secondo me quella cosa lì dovrebbe essere normale per ognuno di noi.
e questo è accaduto in questo caso. Poi il fatto è che si imparano tante cose quando si fanno queste esperienze, quindi poi te ne viene anche un vantaggio da un punto di vista professionale. Prendiamo quello che ha detto prima Alberto, no? Gli eventi plastic free, che è una bella cosa, ma che vuol dire in concreto? In concreto può voler dire o che hai solo beni che poi puoi riutilizzare, oppure che hai... Come per esempio abbiamo, esatto. Oppure che hai dei beni che comunque diventano un rifiuto, magari un rifiuto meno impattante della plastica, però ci possiamo accontentare di quello? No, dal mio punto di vista. E allora è interessante fare tutte queste esperienze e andare a capire caso per caso come fai a costruire una transizione, e questo vuol dire che occorre un impegno di anni per costruire una vera transizione, non basta dire facciamo l'ordinanza plastic free, come si usa fare adesso. E a me questa cosa... che c'hai sempre un problema nuovo che ti nasce. Ti stimo. No, è stimolante. Io volevo fare soltanto ancora una domanda. Circa proprio questa... Non esagerare. No, è una cosa seria. No, nel senso, un tema anche in qualche modo è quello della partecipazione, no? Dei cittadini a quello che c'è intorno, a quella che anche, se vogliamo, la gestione, non dico la politica, ma la gestione del territorio. Credo che per quanto riguarda i temi, diciamo, ambientali, soprattutto le giovani generazioni mi sembrano molto più sensibili e, come dire, quelle in grado di prenderci dalla sedia e portare anche i grandi e dire andiamo a fare questa cosa qua, andiamo a fare. Ecco, la politica ha intercettato, Alberto, senti anche tu questo genere di emergenza anche positiva, insomma abbiamo forse, come dire, al di là dei partiti, una generazione che veramente questa cosa qui la sente, sto parlando di quelli più giovani, dei giovanissimi, e che possono partecipare e far partecipare anche quelli un po' più vecchi come noi, perché quelli poi sì, supportano. Diciamo la mia generazione che spinge la tua, sì, esatto, proprio ad avere un'altra coscienza. Sì, effettivamente si vede comunque si vede. La differenza di età si nota subito, sì, non assolutamente. No, ma i giovani, e specie in questo momento, e poi nel mio settore soprattutto, abbiamo i ragazzi di Friday for Future, ma non soltanto loro, devo dire che per esempio al Politecnico ci sono gruppi di studenti con dei progetti straordinari che presentano cose veramente avanti per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. I ragazzi di Friday li stiamo seguendo, loro non vogliono essere giustamente identificati politicamente, come è giusto che sia, gli stiamo dando tutto il supporto che serve. C'è un evento, tra l'altro vengono qua 4 ministri questa settimana a parlare di qualità dell'aria a Torino, più il Presidente del Consiglio, proprio perché hanno scelto questa città per i problemi che sappiamo di qualità dell'aria, sì, purtroppo, cioè, purtroppo. Ma verranno anche i ragazzi a protestare davanti, e allora la protesta in questo caso secondo me non è una protesta, è una protesta che serve a sensibilizzare, è importante che ci siano i ragazzi fuori che facciano capire che la politica deve dare delle risposte e i cittadini sono attenti, perché se no ci devono essere tutte e due le condizioni, i cittadini devono sempre stare attenti a quello che combiniamo noi, perché certo. Sfuggono le cose poi. Bene, diciamo che i giovani lo sono una sentinella, hanno dimostrato di essere una sentinella molto attenta. Tirando delle conclusioni, Mao, scusi, sì. No, è quello di la stessa cosa, non volevo dire tirando le somme. Tirando delle conclusioni, quindi come io la vedo abbastanza positiva, io non sono dentro alla cosa, però vedo che lo sviluppo di quello che hai portato te e l'interazione con le istituzioni sia positiva o no? È una domanda più che un'affermazione. È una speranza anche per me il fatto che l'assessore sia qua oggi, certo. Secondo me è un segno molto bello, perché vuol dire che questa cosa che stiamo facendo volontariamente a Emporium e che faremo anche su altri eventi della città, sempre volontariamente, è una cosa su cui la città è attenta e su cui intende costruire un percorso. E questa cosa è bella. Questa risposta grazie, l'abbiamo data. Quindi lo ringrazio. Io invece volevo ringraziare voi dell'invito e vi invidio profondamente, perché questa è una cosa fighissima, mi piace. Certo, è veramente una roba bella, mi spiace non aver portato la chitarra, però il pletro ce l'ha. La prossima volta tu... Ecco, io questo non lo sapevo, la prossima volta lo devi portare a 2 chitarre. Antonio, non è che tu canti, così facciamo, no, ecco, perché sennò chiudavamo con un'orchestrazione di un brano. Allora noi vi ringraziamo, ci siamo fatti i ringraziamenti vicendevoli, noi avremo, Mao, tanti altri ospiti, io sposto solo questo. Sì. Perché...
tanti altri delle ospiti. Leggi, facciamo un applauso, facciamo ai nostri ospiti, grazie. Ad Alberto Unea e Antonio Castagna, grazie mille al nostro, ai nostri ospiti. Allora, dottore, noi torneremo tra pochissimo, sempre con della musica. Tra pochissimo, quando voi vedete che accendiamo, è vero, le casse, un caldo, avvicinatevi perché c'è da parlare, c'è da aprire questa edicola, edicolando.